Oggi ragazzi, cambio di programma, sveglia prestissimo perché qua dobbiamo entrare in modalità nord. Mattutina. Arrivati in città, a Bergen, primo obbligo di mascherina di nuovo dentro le strutture. Qui è dove faremo colazione, la colazione apre alle 8, quindi fra un quarto d'ora. E noi questa mattina siamo svegliati alle 6:30. No, un po' prima, veramente, era 6:15 quando tu mi hai chiamato. Però non sia mai che lo chiamo io. Soli soletti questa mattina. Un mattino presto a Bergen, quando ieri sera pullulava di gente. Sì, ma di Bergen cosa ci dici? Briggen, che significa approdo in norvegese, accoglieva appunto molte attività amministrative, commerciali, molti magazzini e abitazioni, sia dai commercianti che di chi dirigeva i posti più alti della Lega Anseatica. C'era anche molta disparità tra i commercianti e chi comandava. Piccola curiosità, la Lega Anseatica, come abbiamo visto, nasce in Germania, quindi grazie a un'iniziativa di commercianti tedeschi. E qui i tedeschi comandavano, dirigevano le attività. Non potevano però né sposarsi, né parlare, né scambiare grandi relazioni con le persone, con le donne del posto. Addirittura? Sì, proprio per evitare questo scambio di identità. Sono tanto belle le donne norvegesi. Vero. Anche le tedesche, però sai, qualche volta per cambiare lo sfizio. Per carità. Gran parte delle casine sono storte, sono in legno e hanno subito nel corso della storia incendi, sono un po' provate, diciamo. Però sono bellissime. Bellissime. Guardate quanto è storta questa casina. La porta è proprio piegata. Ovviamente anche il palo è piegato come l'ingresso. Là in fondo, quindi alla parte opposta di dove siamo noi, è dove si svolge il mercato del pesce, ma oggi è domenica. È l'unico giorno in cui non c'è mercato del pesce. Siamo fortunati perché con quel che costa il pesce da queste parti, certo, non ce lo potevamo permettere. Dobbiamo fare quindi un pieno alla Tenerona. Quindi, quando la volpe non arriva all'uva, l'uva è acerba. Meglio così. Nell'eventualità, mentre chiami a casa, puoi acculturarti. Bella idea, però. Importantissima info, se sì, venite in moto. Questa è Briggen, quindi la parte storica patrimonio UNESCO di Bergen. L'hotel dove abbiamo noleggiato, l'hotel dove abbiamo pernottato, è questo, Radisson Blu. E il parcheggio pubblico lo potete trovare davanti, là sotto. Ed ora assalto ai forni. Inizio colazione, come al solito noi siamo capovolti, cioè iniziamo la colazione con dolce. Passiamo al secondo in maniera seria, visto che siamo a Bergen, pesce, salmone e qualcos'altro che non so cosa sia. Forse tonno. Forse tonno? No, io patate, uova. È rimasto nella classica colazione continentale. Sì. E per non farsi mancare nulla, yogurt, frutta e quattro nocciole. Invece la moglie ha rimpiazzato con il salato. Come sempre. Dai, che ci aspettano tantissimi chilometri. Andiamo. Vado a prendere la moto al parcheggio, che è vista circa 200 metri. C'è il parcheggio qua sotto, ma era pieno. E poi ho visto che costa 26 euro al giorno, mentre dove l'abbiamo parcheggiata noi, solo, tra virgolette, 18 euro. La colazione, come avete visto, è stata spettacolare. Sono ancora in fase di digestione. Comunque siamo già arrivati al parcheggio, è questo qua. Aperto dalle 7 alle 23 o dalle 8 alle 22, dipende dai giorni della settimana. La moto ancora c'è, vedo la graticola, eccola là. Piccola info banalissima, per fare il biglietto bisogna utilizzare questo coso qua, mettere il numero della targa, la carta di credito, non da ricevuta, quindi in teoria quando esci ci sarà una telecamera che controllerà il numero della targa. Dai, almeno questa notte è stata all'asciutto. Veloci a prendere Sara, andiamo.
valigie fatte. Questa mattina molto molto prima, la moglie intanto studia. Oggi dovremmo passare tra le strade più belle della Norvegia. Sì. Il tempo non sarà la nostra come sempre. Va bene. Però dai, fuori ormai ancora non piove. È la regola, non lo diciamo più. Col suono delle campane della domenica anche a Bergen si riparte. Direzione Voss, poi Flam. Poi il tunnel più lungo del poi mondo. Vi aggiorneremo perché dovremmo fare Aurland Fjellet, però pian piano vediamo quello che possiamo fare. Sono tante, la strada è lunga. Sì, le cose da fare ne sono tante, la strada è lunghissima. Vediamo, vi aggiorniamo pian piano. Salutiamo Bergen e Bryggen. Pilota pronto? Prontissimo. In sella. Questa è la catena di supermercati che ci siamo affezionati, Rema 1723. L'orario di apertura e chiusura d'estate, ma probabilmente qui non c'era l'aggiornamento invernale, cioè non c'è l'orario tra parentesi della chiusura, per cui farà sempre 7:23 d'inverno ed estate, con la luce e con le tenebre. Ciao ciao! Ieri abbiamo visto entrare ed uscire comitive di ragazzi sorridenti, un po' alticci, era sabato sera comunque. Stiamo percorrendo la E16 direzione Voss e Oslo. Quando usciamo il rumore della pioggia.
e pausa caffè, aggiunge Francesco. Che hanno fatto, la moglie è tornata con caffè, una Perfetto. Pasta dolcetta che serve sempre con, indovinate, la crema? Sì, e poi l'acqua non paga, ci ho riprovato. Avete una acqua naturale a temperatura ambiente? La ragazza in tilt, lui è andato a cercare dietro il magazzino, è tornato, mi dispiace, non ce l'abbiamo. Quindi sempre da frigorifero a meno, non è frigorifero a 4 gradi, ma meno 4. Ma voi, se te la fanno a temperatura ambiente, quello che dico io, guardate in fondo. C'è la neve, fredda. Sarebbe fredda anche a temperatura ambiente. Lo so, però a loro piace far funzionare i frigo. Banalissima soluzione on the road. Per scaldare i guanti quando prendi tantissima acqua. Dai, che dopo ce l'hai caldi. Ok. Ripartiamo dopo il rifornimento di benzina e di pancia. Fa la pioggia che ha ripreso un po'. Ma che ve lo sto a dire? Eccolo, qui inizia il Laerdal Tunnel, 24,5 km, record assoluto a livello mondiale come tunnel stradale. Diciamo che ai norvegesi riguardo alle gallerie non bisogna insegnare nulla. Assolutamente. Ma noi per il momento saltiamo il Laerdal Tunnel per percorrere l'Aurland Fjellet, 1,5 km da qua, e il Stegastein è a 9 km da qua. L'obiettivo è per il momento arrivare al punto panoramico di Stegastein. Eccoci, Aurland Fjellet e punto panoramico Stegastein. Francesco dice ora un po' di curve. Intanto stiamo salendo e ammiriamo l'Aurland Fjord. La strada è piuttosto stretta, come vedete. Limite di 80 km orari. Sfrecciare tra le case e una strada di circa un metro e mezzo. A doppio senso di marcia, tra l'altro. Senza guardrail sopravviene un pezzettino e poi di nuovo se ne va.
pioggia. Incrociamo le dita, facciamo in fretta e portiamoci a casa qualche foto. Finalmente! Torniamo un attimo normali dopo aver indossato i caschi. E ora? Quello che più mi piace. Cioè? Fare l'amore. Poi fai le foto. Il meteo ci assiste per il momento. Questa passerella rivestita in legno d'abete e dovrebbe avere vetro e acciaio. Inizio a sentire qualche goccia. Ecco l'Aurland Fjord. Ha ricominciato a piovere. Ripartiamo sotto la pioggia. Abbiamo però deciso di percorrere tutta l'Aurland Fjellet. Sì, perché è una bella giornata, allora la facciamo tutta. Facciamo la strada delle nevi, così magari la strada della neve. Della neve, così magari incontriamo pure la neve, sarebbe il top, ragazzi. Bene. Andiamola incontro. Variabilità. Situazione in cui viaggiamo, la strada non si vede quasi, denominata la strada della neve, è anche la strada della nebbia per noi. 7 gradi in questo momento. Velocissima, ci stupiamo se facciamo tardi. Ecco quello che facciamo, e adesso vi faccio vedere quello che fa Francesco, le foto alla tutte curve. Infinito gruppo di motociclisti. Guardate quanti ci sono. Di sole addirittura, possibile? No, ripartiamo al volo.
al nostro livello. D'altronde è la strada della neve, dice Fra. Scesi di quota, perché con l'Aurland Fjellet siamo arrivati a più di 1400 metri. La temperatura è aumentata perché sopra eravamo veramente, secondo me, prossimi allo zero. Molto molto freddo. Noi ce la mettiamo tutta, anche se il tempo è quello che è, che non ci accompagna, ma ci siamo riproposte di tornare e magari ci capiterà il bel tempo, perché vale davvero davvero la pena. Non come qualcuno diceva, che avevamo letto, vale la pena fare gli 8 km fino al punto panoramico. No, vale la pena farla dopo, perché davvero è un paesaggio lunare. Ecco di nuovo il fiordo. Faremo un'altra galleria ora e poi prenderemo il traghetto per andare nell'altra sponda. Di nuovo sul Sogndal Fjord, il secondo fiordo più lungo del mondo, 203 km, secondo solo al fiordo della Groenlandia. Quando arrivi, finisce la strada, non hai scelta e sali sul traghetto, così. Se fossimo stati in Italia, però, qua un chioschetto, vendita, patatine fritte, frutta, acqua. Loro no. Vabbè. Ah, non solo giocattoli, magari ti viene voglia di I love capri, non so, una t-shirt. Ci siamo. Scendi 3 km di galleria. Fra alle prese con la traduzione del norvegese. Formaggio e pancetta. La Sogndal. Sei il nostro vegetale. Allora io prendo questo. Senza formaggio e pancetta. Sì, non so se da 150 grammi o da 250, ma. Oh, prendi 250. Io prendo hamburger d'autore. Non avevo dubbi. Fermi per merenda cena dopo tutto il giro fatto, che è stato molto molto duro. Doppio. Guardate che roba. Hamburger. Doppio hamburger di fianco alla moto. Per Sara? Per me è un hamburger più semplice, ci serve un po' di forza. Non ci piace questo hamburger così, troppo salutare. Comunque, oggi abbiamo cambiato, sono le 4:30 di pomeriggio, perché tra una cosa e un'altra abbiamo sempre allungato, nonostante siamo partiti presto, ci siamo svegliati prestissimo. Da qua abbiamo due scelte, la strada cambia poco, una o l'altra, circa 20 km, circa 30 minuti. L'idea è di arrivare al Geiranger, se fare la F55 oppure l'altra che attraversa il ghiacciaio. Ora mangio, poi vediamo. F55 o R255, però. No, F55. Sara entra in campo a gamba tesa e non lo deve fare. Double. Buon appetito. Super panino spolverizzato da entrambi. Siamo due folli, due pazzi scatenati, per cui abbiamo deciso, comunque, nonostante l'ora tarda,
di fare anche la Sogndal Fjellet, cioè la strada che è costeggiata spesso anche nel mese di luglio e anche agosto probabilmente dalla neve alta. Proviamo a farla, arriveremo tardi, non importa, abbiamo mangiato, tanto sarà giorno fino a tarda serata, questo naturalmente, per cui ci accingiamo a farla, venite con noi. Del vlogger. Abbiamo fatto un video che lo potete vedere su Facebook per augurarti il buon Ferragosto dal tetto più alto dell'Europa settentrionale. Ma mentre lo pubblicavo la batteria mi ha lasciato a piedi, quindi accendo la moto e carichiamo la batteria al volo. Siamo a 3 gradi, ragazzi. Veramente, un posto pazzesco, pazzesco! Mi capite, sì, mi capite. Lo sento che mi capite. Meraviglioso, meraviglia delle meraviglie.
ghiacciaio più grande dell'Europa continentale, lo Jostedalsbrin, 487 chilometri quadrati. Fino a qualche anno fa, in controtendenza rispetto agli altri ghiacciai del mondo, lo Jostedalsbrin continuava ad ingrossarsi e non solo, a modellare anche le rocce che incontrava, perché tutti i ghiacciai si muovono. Da qualche anno a questa parte anche lui ha dovuto cedere il passo, purtroppo ai cambiamenti climatici, e sta perdendo un po' del suo vigore. La GoPro come sempre ci ha abbandonato all'arrivo, però siamo arrivati in paradiso. Giornata lunghissima veramente. Abbiamo percorso delle strade strepitose e stasera, arrivando, ci è sembrato un miraggio. Siamo al Geiranger Fjord. Domani lo faremo vedere con calma, perché risaliremo sopra. Andiamo al Dalsnibba. Ma poi ci sono delle montagne impressionanti. Ora abbiamo i nostri sacchi a pelo, ci prepariamo qualcosina e vi faccio vedere un attimo l'esterno. Venite, venite. Moto parcheggiata di fronte al nostro tavolinetto. Non so se lo sentite, in fondo c'è il paesino di Geiranger. Sono le 11 di sera, ancora c'è un po' di bagliore, ma domani mattina ve lo mostreremo con calma. Ora, buonanotte. Ciao ragazzi. Say what you gotta say.
take it to the